Sì, sicuramente un ingresso, penso, positivo e penso anche meritato, anzi sicuramente, secondo me, la partita, ma qualsiasi partita viene fatta da episodi, secondo me potevamo fare qualcosina in più, nel senso anche del risultato, perché è vero che i primi 5-10 minuti abbiamo preso un gol. Però poi è tanto vero che dopo quel gol abbiamo creato 3, 4, 5 palle gol, di cui 2 o 3 veramente nitide. E questo ci fa ben sperare, perché non avere peggio. Però, come ho detto prima, anche dopo Monopoli poi bisogna anche concretizzare. Allora io penso che per il tipo di gioco che vogliamo fare noi, che ci chiede il mister, e secondo me lo possiamo fare. Ci vuole del tempo. Sicuramente ad oggi dobbiamo crescere tantissimo su tanti aspetti. Uno di questi è quello dei primi 5-10 minuti, perché contro il Matera la prima partita abbiamo avuto qualche occasione per loro di troppo, a Trapani la stessa cosa, contro il Monopoli dopo 20 minuti purtroppo c'era un 0-3 e ad oggi dopo 5-10 minuti c'era un 0 per vicino. Però devo dire che noi siamo in crescita e che se contro il Matera e il Trapani abbiamo avuto poche palle gol, è tant'è vero che dopo col Monopoli contro il Bisceglie abbiamo avuto tante palle gol. Questo per me è secondo me è un dato positivo. Poi sono il primo a prendere la responsabilità che dopo si deve anche concretizzare. Però penso che siamo in crescita, dobbiamo solo che migliorare e lavorare giorno dopo giorno per migliorare sempre di più e fare il gioco che possiamo e che ci chiede il mister. Diogo, quanto pesa l'assenza di Arcidiacono per allargare il gap in fase offensiva? No, Arcidiacono sicuramente è un giocatore importante che ci manca, perché comunque è un giocatore come Bollino, come Bonfiglio, sono giocatori che possono cambiare la partita. Io dico questo perché cioè, lei a me non mi può chiedere di puntare un difensore, dribblare, saltare. Loro lo possono fare. Loro lo possono fare. E con quella giocata lì, con quella caratteristica lì, poi cambia la partita. Perché la disequilibri? Salti uno, due giocatori, fai la giocata. E quindi sono giocatori. Poi Arcidiacono sicuramente è uno, una carriera l'ha fatta. E quindi è un giocatore veramente importante su questo aspetto e per il nostro gioco. E quindi lo dobbiamo solo aspettare, però gli devo dire che abbiamo anche degli altri giocatori che sono importanti, che oggi sono entrati, magari non segnando, ma hanno dato il loro contributo. E poi, io almeno di quello che ho visto, parlando di uno che ha fatto il mio ruolo, che Ferrera, per me ha fatto una gran partita anche, una partita di sacrificio, di lotta, e ha fatto una gran partita. Poi sicuramente all'attaccante si chiede di segnare, come è giusto, però ad oggi nel calcio d'oggi non ti chiedono solo quello, quindi la squadra secondo me ha fatto un'ottima prestazione. Quello non lo so, quello dipende dal mister, ecco, perché secondo me, almeno come la vedo io, non volendo magari rispetto al mister, siamo due punte centrali, ecco. Sicuramente sono d'accordo con lei, siamo entrati, cioè stavamo bene quei minuti che siamo stati, che lui magari attaccava la profondità e io in incontro, viceversa, e quindi c'era un'intesa, ha ragione, però per giocare insieme vorrebbe dire cambiare modulo, ecco, quello poi io alzo le mani perché non è di mia competenza, già faccio fatica a fare calciatore, l'allenatore.